Benvenuti o bentornati, io sono Rossella e questo è il mio canale. Oggi, giovedì 20 agosto, video svuota la spesa Lidl. Non mi perdo in troppe ciance perché oggi ho fatto una spesa un po' più sostanziosa del solito e ho tre cose da dirvi, quindi non voglio dilungarmi più di tanto con i miei soliti preamboli, soltanto velocissimamente un saluto speciale, un ringraziamento, baci e abbracci a tutti i nuovi iscritti che vedo continuano ad arrivare copiosamente, quindi grazie davvero di cuore per essere qui. E adesso vi mostro subito la mia spesa Lidl. C'è qua dietro qualcosa che mi scalda. Infatti, vi dico subito questa cosa per chi ha visto il video di lunedì lo sa, chi non lo avesse visto vada a sbirciare lo svuota la spesa di lunedì. Avevo acquistato questo cardigan in taglia M. Fortunatamente, tra l'altro, non vi avevo fatto vedere alcuni dettagli, tipo questo delle maniche, troppo carino. Fortunatamente era intervenuta al volo Elisabetta, a cui avevo anche mandato una foto per farle vedere come mi stava. E mi aveva detto che ancora prima appunto che le facessi vedere foto che a suo giudizio la M per me era troppo grande. In effetti aveva ragione, riprovando il cardigan a casa ero veramente bagonghi, come si dice qui. Quindi, come una pazza, non vi nascondo che come una pazza mi sono precipitata in tre diverse Lidl, perché questa linea, di abbigliamento smara è andata veramente a ruba, e finalmente nel terzo Lidl sono riuscita a trovare il cardigan dei miei sogni. Poi sapete, quando ci si fissa su una cosa, guai, sono riuscita a trovarlo nella mia taglia, cioè la taglia S. Era così sciolto, senza più né confezioni né niente, era mezzo abbandonato nel cestone. Non ha molto senso adesso farvelo vedere perché questa linea di abbigliamento è andata a ruba, non ce n'è più alcuna traccia nelle Lidl che ho girato. Però siccome la catena ripropone ciclicamente i volantini e lo stesso abbigliamento, vi do un feedback, un consiglio per regolarvi per quando usciranno ancora e magari prima dell'arrivo del freddo usciranno ancora. Sono taglie morbide che vestono molto comodo. Io adesso, abbiate pietà, non lo indosso perché sto morendo di caldo. Io non sono magra, ma non sono neanche grassa. Diciamo che sono giusta, così almeno a me piace pensare di essere giusta. Quindi, se non siete robuste o magari molto alte, la taglia S sicuramente fa per voi. Non ho cambiato la taglia M perché era molto molto carino e quindi l'ho regalato alla mia mamma, almeno ce l'abbiamo uguali. Quindi questa era una precisazione che volevo fare perché qualcuna di voi mi aveva anche chiesto un po' la vestibilità di questi capi. Ringrazio la Eli, che come al solito, essendo molto molto più esperta di me, mi aveva dato le indicazioni giuste, quindi sono riuscita a cambiarlo per tempo. Allora, vi mostro subito le cose del frigo, così poi le vado a ritirare e poi parliamo del resto. Allora, ho ricomprato le mie solite mozzarelle di Merivio, queste mozzarelle biologiche che praticamente vedete ad ogni spesa e ne ho comprate due, le consumiamo, scusate per i miei soliti terremoti col cavalletto, ovviamente facendo ancora caldo ne consumiamo veramente tante. Ho preso una confezione veramente mignon da 300 grammi di queste alette di pollo, queste sono proprio quelle senza antibiotici, di pollame allevato senza antibiotici. Questo non è per noi. Queste alette poi le farò bollire. Ovviamente, indovinate per chi? Per il mio adoratissimo bignè. State tranquilli, non gli do le alettine così come sono, vengono minuziosamente disossate e poi mischiate al riso, alle patate, alle carote. Quindi state tranquilli che non do ossi al mio bignè. Come direbbe mio marito, cucini più volentieri per il cane che per me.
Non ditelo, ma è vero. Quindi queste sono le alettine di Bignè. Poi credo che questa sarà la nostra cena di stasera. Sono molto comode queste confezioni della linea speciale grigliata. Ogni tanto esce il volantino sulla griglia. Comunque si trovano praticamente sempre nella stagione estiva queste confezioni. Questa è da 850 grammi. Che contengono già di tutto un po' per una mini grigliata. Questa è mista di suino e pollo. Ovviamente io posso fare quello che posso fare con la nostra piccola piastra sul balcone, però sempre grigliata e sempre atmosfera d'estate fa. Una confezione di brie. Il brie è uno dei formaggi preferiti di mio marito. La solita confezione di cubettini di prosciutto che sono quasi esclusiva di Tommaso, 3 pacchettini di Würstel. Io prendo sempre quelli se riesco, se li trovo, di pollo e tacchino. In realtà questi sono insieme pollo, suino e tacchino. Quindi ne ho prese 3 confezioni, non ne facciamo un consumo esagerato, non mi piace, non mi piace quello che c'è dentro i Würstel, ma non apriamo adesso questa parentesi, però ogni tanto a Tommaso piace mangiarli col purè e ogni tanto diventano anche un premietto per Bignè quando si comporta particolarmente bene. Poi, sempre di questa linea che io definisco gold, del salumiere, antipasto, di 3 salumi piacentini DOP, ho cambiato variante. Questa è fatta di coppa piacentina DOP, salame piacentino DOP e pancetta piacentina DOP, una confezione da 100 grammi, e poi lo tengo sempre in casa perché, come vi dico, i toast qui vanno via abbastanza velocemente. Sempre del salumiere, un prosciutto cotto nostrano di alta qualità. Anche questo, se non mi ricordo male, era in offerta. Lo scontrino ce l'ho qua con me, ma è lungo perché oggi ho fatto un po' di spesa. Perdonatemi se non mi soffermo sui prezzi. Quando imparerò ad editare i video in modo veramente decente, posso pensare di riuscire a scrivervi i prezzi qui sotto. Fino allora abbiate pazienza. Chiudiamo il reparto frigo con l'ennesimo melone mantovano retato. Di questo vi posso dire sicuramente che erano in offerta perché il melone è una cosa per cui vado sempre al prezzo e questo costava 99 centesimi al chilo. Credo di aver finito, ovviamente soltanto con il reparto frigo, quindi vado a riporre tutte queste cose nel frigorifero perché fa veramente troppo caldo e poi vi faccio vedere il resto. Allora, secondo pezzo, quindi ritirato tutto il frigo, vi faccio vedere le cose non del frigo. Allora, approfitto della sua assenza per mostrarvi questi bastoncini. Qui li chiama beef stick, 100% derivati, insomma, sono questi qua. Sono sì marchiati Lidl, vabbè, insomma, sono dei bastoncini di carne che io ho avuto la fantastica idea di prendere per Bignè, di questa Orlando Purtast Premium Dog Food. Allora, io di solito queste cose non le compro. Anche resto sul biologico, forse ancora di più sul cane che per noi. Però questi li ho voluti prendere per il solito discorso del premiettino a Bignè quando rimane solo, anche se rimane veramente molto poco solo in casa. Comunque mi sono detta, quando torno da spesa gli do il suo premiettino.
Allora, al di là che li ho aperti e pensavo di svenire, d'accordo che tutti chi ha cani lo sa, tutti questi snack, chiamiamoli così, ovviamente non profumano di rose e viole. Questi non li riapro perché è un qualcosa di agghiacciante, hanno una puzza allucinante. Infatti sono molto indecisa se poi continuare a dare le abinie. Primo per questo motivo, secondo perché mi è leggermente impazzito, nel senso che gli è piaciuto talmente tanto che è successo, adesso non entriamo, non apriamo mille parentesi, ma è successa una cosa che era capitata con un osso, nel senso che il piacere per quel tipo di snack era diventato persino un'ossessione, quindi non mi piacciono questi giochi che poi ingenerano comportamenti strani sui cani, quindi non lo so, forse farò un altro tentativo con un secondo bastoncino, anche perché poi portarli lì via, diventa veramente un problema soltanto per questa tipologia di bastoncini, perché di solito gli si può infilare la mano nella ciotola mentre mangia ed è veramente buono. Quando capitano queste cose simili all'osso, incomincia a fare un po' il matto, quindi quello in stand by, ovviamente, eventualmente lo regalerò a qualcuno che ha il cane. Chiusa questa parentesi, torniamo a noi, nel reparto forno, ne manca una perché l'abbiamo mangiata, ho preso due di queste solite focacce tradizionali. Questa è veramente buona anche riscaldata sulla piastra o nel forno tradizionale. E sempre del reparto panificati, vabbè, qui sono al contrario, sono due pani qua li chiama quadrotta croccante. In certi panifici si chiamano anche pane tartaruga. Io li faccio un po' girare perché Lidl ha, il forno di Lidl ha una varietà veramente infinita di tipi di pane. E questo credo di non averlo mai provato, quindi mi piace farli girare. A sto giro ho preso le quadrotte. Rimanendo sempre in tema carboidrati, ho preso l'ennesima confezione di queste bruschette, che ci sono piaciute, adesso sanno un pochino di dolorante, che ci sono piaciute veramente tanto. Queste sono bruschette super giganti, una bruschetta fa la parte di almeno due bruschette normali e come vi ho già detto, buonissime con i pomodori dell'orto, con la mozzarella, con sopra un po' di origano, insomma, come più piace a voi. Scusate se bevo, ma facendo molto caldo ho molta sete. Allora, qua c'è la mia mascherina che non c'entra niente. Ok, allora credo di aver finito. Se non mi salta fuori qualcos'altro con il reparto cibo, andiamo con il no food. Allora, non perché io abbia terminato, decisamente non ho terminato i saponi mani che ho a disposizione, però questo l'avevo già addocchiato l'altra volta e poi il caso ha voluto che io l'abbia visto nel video sui prodotti finiti di Elisabetta R. È al cocco e al frutto della passione il solito lavamani di Sien, la solita confezione da 500 questi sono saponi mani tutti buoni e super convenienti. Il suo prezzo credo che sia di 79-89 centesimi, quindi veramente un nulla. Io già ci avevo buttato l'occhio, poi quando l'ho visto nel suo video sui finiti e lei ha parlato bene di questa profumazione che ovviamente è tipicamente estiva, oggi l'ho rivisto e l'ho portato a casa. Allora, sempre in un suo video e a dire la verità in più di un video di tempo fa, avevo visto questi, chiamiamoli profumatori per la casa, profumatori per l'ambiente, anche perché di questo si tratta. E io li avevo visti appunto più volte, ma tempo addietro, ma non li avevo mai trovati.
Credo che si tratti, no, anzi, sicuramente si tratta di limited edition. Allora, sono fatti così: erano presenti in tre tipologie, se non vado errato. Io ne ho presi due: uno alla rosa e uno al fior di loto. Sono dei profumatori, molto graziosi anche come complemento d'arredo, diciamo così, perché sono fatti a forma di fiore. Il fiore, viene appunto. Mi scuso per l'interruzione. Stavo dicendo che appunto questo fiore di carta, non so di che materiale sia, non li ho ancora aperti, va infilato nel contenitore di vetro con il liquido profumato e si dovrebbe, anzi sicuramente perché io l'ho visto da lei, questo poi una volta imbevuto di prodotto questo si colora. Quindi è molto carino non soltanto perché vi profuma l'ambiente, ma anche perché appunto è un vero e proprio complemento d'arredo. Questa è la prima volta che io lo trovo. Probabilmente in epoca addietro, in tempi non sospetti, forse non ci badavo. Probabilmente sono profumatori che vanno a ruba. Si sa che quando escono queste cose così carine, sto cercando di reperire il prezzo. Allora, deodorante ambiente fior di loto, eccolo qua, è lui, costa 1,99 euro e deodorante ambiente rosa, perché poi gli altri che vi sto per mostrare costano invece 1,49 euro. Quindi 1,99 euro l'uno, non ho idea della durata, ci sono dentro 75 ml di liquido, insomma vi farò sapere. Secondo me è un'idea carina, affrettatevi se vi sfizia perché secondo me finiranno in tempo zero. Una piccolissima parentesi di reparto detersivo, che detersivo non è, è un additivo come vedete. Questo di Taisan che va bene sia per bucato a mano che lavatrice, è sia un igienizzante per il bucato. Io l'ho preso per questa funzione all'ossigeno attivo. Qui dice anche attività sbiancante. Igiene sicura, elimina gli odori, attivo già a 30 gradi. E ne ho preso uno. È una confezione da 1,2 litri. La sua funzione è ovviamente ovvia, ovviamente ovvia. Deodoranti, altri deodoranti per l'ambiente, la casa non mancherà sicuramente di profumi da qui in poi. Questi sono invece dei deodoranti spray. Allora, aspettate che ve ne mostro uno alla volta. Anche questi sono di V5. Allora, qua si fa un pochino fatica a vedere perché la confezione è trasparente. Hanno all'interno, credo che si veda questa sorta di bolle che non sono bolle, è come se fosse un deodorante bifasico, come lo struccante bifasico, diciamo così, è un deodorante per ambienti, elimina gli odori e rinfresca l'ambiente. Anche questo presente in tre varianti: gelsomino, rosa e brezza marina, 1,49 euro l'uno, sono 425 grammi di prodotto, sono insomma due bei flaconi. Credo che si possano sicuramente spruzzare nell'aria. Qui non dice nulla, no, non credo che siano di quelli che si possano spruzzare sui tessuti, insomma, credo che siano di quelli che si spruzzino nell'aria e male non fa, insomma, tra cucinate varie. Vi chiedo scusa per la mia espressione terrorizzata, ma è partito così da solo a caso Google Home e non ho capito perché. Nessuno l'ha interpellato, forse voleva dire anche lui la sua. Comunque, niente, 1,49 euro l'uno, come vi dicevo, per una casa fresca e profumata. Rimaniamo sempre più o meno nell'ambito delle pulizie. Anche questo è un riacquisto, sono questi pannetti simil Swiffer che costano veramente molto molto meno rispetto agli Swiffer. Mi
piacerebbe anche qua riuscire a trovare il prezzo. Set cattura polvere, eccolo qua, 1,99 euro. Voi sapete tutti quanto costano gli Swiffer, quindi questo è veramente un nulla. Anche questi li compro e ricompro, quindi veramente ottimi. Poi tavoletta detergente per WC Flex, sempre di V5. Se non si fosse capito, in queste uscite del giovedì XXL ci sono tutta una serie di prodotti che avrete già visto o vedrete a volantino, dedicati alla cura e alla pulizia della casa, in modo specifico del bagno, comunque in generale della casa. C'erano tantissime tavolette varie di questo tipo. Io sono abbastanza ben fornita, ma queste non le avevo mai prese e le ho volute prendere, appunto, presenti in due o tre profumazioni. Due di sicuro. Rimaniamo nell'ambito della profumazione. Io non so se questa sia un'uscita di questa settimana, di questo volantino. So che la mia Lidl è sempre decisamente ben fornita e ben organizzata, quindi se è una vecchia uscita, ce n'erano parecchi ancora di questi in una doppia versione. Allora, innanzitutto vi dico cos'è un portacandele. C'era in questa versione che adesso vi vado a mostrare e in una versione più bassa con una sorta di piattino. Adesso mi piacerebbe, meno male che ho qua la forbice, riuscire ad aprirlo. Siccome sono di recente acquisto, scusatemi se mi volto, ve le voglio far vedere. Mi sono innamorata, queste le ho prese alla Coop, di queste candeline. Più che di loro mi sono innamorata della loro profumazione alla lavanda, però non ho specificamente un portacandele per questi lumini, chiedo scusa, e quindi di solito li appoggiavo su un piattino, però la cosa non è che mi sconfiferi molto, perché con bimbo e cane è anche abbastanza pericoloso avere un lumino così vagante per casa. Io mi sono accorta questa mattina dell'esistenza di questo portacandele. Costava soltanto 3,99 euro e volevate mica lasciarlo lì, allora me lo sono portata a casa. È fatto così, è fatto da due pezzi, questo in metallo color oro satinato e il suo bel bicchierone blu, che non è altro che appunto un bicchierone fatto così. La marca è Melinera, questa qui. Chiedo scusa per gli infiniti rumori, ma avrete capito che non sono sola. La marca è questa qua, che è anche la stessa produttrice delle candele, le famose candeline che io copiosamente acquisto nel periodo di Natale, sono Melinera. Quindi giustamente ha ben pensato di fare anche il portacandele. In effetti qua si vede utilizzato con uno di questi lumini, è quello che farò anch'io. Quindi unirò l'utile al dilettevole, quindi avrò profumo di lavanda per casa o comunque nella stanza dove metterò il portacandele. Comunque avrò questo oggettino, questo complemento d'arredo che mi sembra molto carino. Vediamo di non romperlo subito, e che sicuramente mi fa sentire appunto un po' più tranquilla rispetto a queste cialdine volanti. Prima di farvi vedere, diciamo, l'acquisto chicca della giornata, volevo aprire e chiudere una parentesi sul famoso, scusatemi, è sempre super organizzata. Allora, sul famoso tostapane che trovate in vendita da oggi. Allora, questi sono dei tostapane bellissimi da vedere, sono ovviamente di Silvercrest. Credo, per chi mi segue, che si ricordi tutta la vicenda del mio tostapane color Tiffany. Sono quei tostapane un po' retro che hanno anche questo meccanismo di risalita automatica una volta
aspetta che il toast è cotto. Allora, io ne avevo uno carinissimo in versione Tiffany che tenevo anche in color Tiffany, che tenevo anche orgogliosamente esposto, ma ha smesso di funzionare molto prima della fine della garanzia. Il servizio clienti Lidl è veramente un portento e avevo segnalato questa cosa con tanto di scontrino. E in tempi relativamente brevi mi avevano mandato un nuovo tostapane, non più color Tiffany, ma poco importa, ma di questo bel grigio antracite che si intona perfettamente anche con la cucina. Se non che non funziona, nel senso che funziona ancor meno di quello Tiffany che mi hanno cambiato. Per cui non lo so, non so se è un problema di questo modello, non so se sono stata sfortunata io 2 volte su 2. Lo trovate anche in vendita da oggi a 19,90, 19,99, cioè in un bellissimo color rosa confetto che è troppo puccioso, sicuramente ancora in Tiffany. Forse in bianco, ora non ricordo. Fatto sta che io sinceramente ve lo sconsiglio. O sono stata particolarmente sfortunata io, ma a questo giro l'elettrodomestico Silvercrest con cui io mi sono sempre trovata in generale bene mi ha veramente deluso. Quindi no, il tostapane per me è un bocciatissimo. Ho risegnalato la cosa al servizio clienti, ma ad oggi non mi hanno più risposto. Qua non avete idea di che cosa c'è qua vicino a me. Concludiamo con i pigiami. Allora, acquisto fuori programma i pigiami, però comunque servono sempre, non vanno mai giù di scorta, cioè ogni tanto vanno giù di scorta i pigiami perché si usano e si lavano con molta frequenza e sono stata fortunata perché anche questi di solito vanno a ruba, ma sono riuscita a trovare il pigiama per tutti e tre. Allora, questo è evidentemente da bimbo, per Tommaso. Ho preso la taglia 110 116 4-6 anni, ma sono sicura che gli andrà bene. Ora vorrei aprirlo, ce la facciamo, ce la possiamo fare. Voglio aprirlo direttamente con voi. Come al solito vi ricordo tutta la certificazione di questi tessuti, Ormai lo sapete che tutto quello che è il tessile della Lidl è dotato di certificazione. Allora, così a occhio siamo forse un pochino sul giusto. Adesso, prima di metterlo in lavatrice, Tommaso è veramente mingherlino, però si è parecchio alzato. Adesso vediamo, insomma, prima di buttarlo in lavatrice se gli va bene, altrimenti questo mi sa che dovrò andarlo a cambiare. Però così a occhio mi sembra che gli vada bene. Ultimo pezzo, ultima taglia, che è anche quella giusta. L'altra volta il pigiama andava bene a mio marito. Mi chiede sempre i pigiami carini come quelli di Tommaso. Questa volta ho trovato la versione di Spider-Man anche da uomo, finalmente. Quindi questa taglia L, che adesso andiamo anche lei ad aprire insieme, l'ho presa per lui. Ed è stato felicissimo. Allora, i pantaloni sono fatti. Sono proprio una disorganizzata. Allora, i pantaloni sono fatti così e sicuramente gli vanno bene con tutti i ragni. Vabbè, troppo carini. E la maglietta è una maglia a maniche corte. Vabbè, il cotone è veramente ottimo. Questo da uomo costava 11,99 euro. La maglia è fatta così, sì, forse non è una maglia lunghissima a come vedo, però insomma la misura è sicuramente la sua. Bello, sono contenta. Quello da uomo 11,99 e quello da bimbo 4,99 euro. Infine costa 9,99 euro quello da donna, che ovviamente mi sono comprata per me. Adesso lo apriamo subito, taglia S, adesso non mi faccio più fregare dalle taglie, tanto comunque queste sono taglie abbondanti.
sempre con questa certificazione Ecovero. Mi piace perché ha il pantalone lungo, quindi che verrà buono tra un po', ma la manica corta, e io sono decisamente calorosa, quindi quando sto bene con il pantalone lungo, facilmente sto bene anche con la manica corta, quindi di sicuro andrà bene così. Allora, la magliettina carinissima è fatta così e a occhio, vabbè, qua adesso è tirata giù dal pantalone, non riesco a mostrarvela bene, ma a occhio dopo la provo, ma va assolutamente benissimo. E ma c'è anche una sciccheria di cui non mi ero accorta. Vabbè, adesso vi mostro il pantalone, che sembra fatto di questo tessuto similviscosa, è molto frusciante, molto frou-frou. Io non me ne ero accorta. Guardate che carino, ha incorporata anche la mascherina, quindi così la mascherina per addormentarsi senza fastidi. Vabbè, non mi ero accorta di questa sciccheria in più. Il pigiama è fatto così, troppo troppo carino. Adesso andrò a capire qui le taglie come ci vanno. Sono definitivamente sommersa di roba. E poi andrò subito di lavatrice, resto dei mestieri. Molto velocemente vi do un'anticipazione, poi chiudiamo. Sul volantino della prossima settimana, tenetevi pronte in pole position, perché la prossima settimana, in particolare da giovedì, bisognerà appunto stare pronte e scattanti. Il volantino sarà questo, sulle specialità regionali. Non mi addentro nelle offerte alimentari. Ma vi segnalo tutta questa parte da giovedì sui cosmetici biologici. Allora, ci sono tutti questi cosmetici solidi di pH Bio, i prezzi li vedete già in evidenza, quindi anche pH Bio si è orientata verso questa nuova frontiera del cosmetico solido. Non so quante e quali referenze acquisterò, perché come sapete di cose ne ho, ma qualcosa sicuramente voglio andare a provare. Non mi ispirano particolarmente i prodotti per i capelli, ma magari sbaglio io, mi posso tranquillamente ricredere, mi ispirano di più i prodotti per il corpo. In più ci sarà tutta questa linea biologica certificata ICEA dell'Angelica, con il latte detergente, il tonico, le varie creme viso, che credo sia una novità, perché io non l'avevo mai visto. E infine, ultimo spoiler, ma di cose ce ne sono tante, il volantino della prossima settimana è molto molto ricco, sempre da giovedì, esatto, uno spoiler sul reparto bagno, in cui ci sono tutti questi componenti in bambù e soprattutto tutte queste cosine così carine. Ci sono i pennelli da trucco, tutta la parte dei prodotti per i piedi, che a me l'altra volta era sfuggita, o meglio, non ero arrivata in tempo. A me serviva una lima sia per me che per la mia mamma. Accessori per il viso, tra cui credo questi pannetti asciugamani, una spazzolina manuale, il famoso dupe del Jade Roller, quindi questo rullo pietra massaggiante in quarzo per il viso, astucci portatrucchi, altri astucci portatrucchi e fasce per i capelli. Insomma, queste cose sono curiosa di vederle dal vivo. Giovedì, secondo me, occorrerà fare una corsa folle per vedere, almeno vedere, tutte queste cose. Oggi siamo andati veramente per le lunghe, ma avevo tanta spesa e avevo qualche cosa in più da dirvi e da segnalarvi. Non trovo più quello che cercavo, comunque non importa. Mamma mia, che disastro! Vi ringrazio, fatemi sapere se andrete alla Lidl e che cosa prenderete. Vi ringrazio come al solito per essere stati con me. Vi mando un mega bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti, ciao!